Senatrice, è appena terminato una conferenza stampa dal titolo La prima storia italiana di due mamme. Di che si tratta anzitutto? Sì, la presentazione di un libro che si intitola Nata con noi, scritto da Rory Cappelli ed Eugenia Romanelli, due giornaliste e due scrittrici, che hanno immaginato, voluto e creato la propria famiglia prima ancora che in Italia venisse approvata la legge sulle unioni civili. Quindi un po' pioniera, diciamo, è una storia d'amore come tante, che però ha dovuto superare qualche ostacolo in più. Ecco, su questo versante c'è ancora tanto da fare. C'è tantissimo da fare perché mancano ancora tante tutele, non possono accedere al matrimonio come invece possono fare le coppie eterosessuali, il riconoscimento dei figli, vediamo quanto è difficile in questi giorni più che mai, eppure sono i figli di quelle coppie e sono bambini come tutti gli altri, bambini e bambine che hanno bisogno di tutele e di diritti come tutti gli altri. Quindi c'è ancora molta strada da fare, quello che ci conforta è che la società è molto più avanti delle leggi che stentano ad arrivare. Un primo provvedimento che lei adotterebbe dalla sera alla mattina. Beh, noi abbiamo depositato a mia prima firma il disegno di legge in materia di matrimonio egualitario e riconoscimento dei figli che finalmente renderebbe davvero tutti i cittadini e le cittadine uguali in Italia. Non ci sarebbero più coppie di serie A e coppie di serie B e nemmeno bambini di serie A e bambini di serie B. Che fine ha fatto il DDL Zan? Beh, ha fatto una brutta fine nella scorsa legislatura, ma c'è tanto bisogno di una legge contro le discriminazioni fondate sull'odio omo-lesbo-transfobico. E a questo proposito, questo è il mese del Pride, in tutta Italia si celebrano Pride, a Roma ci sarà il 10 giugno e certamente saremo numerosi. Per concludere, questo governo come è approcciato rispetto a questa tematica, quella dei diritti civili? Secondo me col piede sbagliato e dovrebbe cercare di rimediare perché non c'è un noi e un loro, non ci sono famiglie tradizionali e famiglie pericolose, le famiglie sono famiglie, l'amore è l'amore, i figli sono figli, quindi basterebbe fare questa riflessione per cercare di andare oltre tanti stereotipi e ostacoli apparenti.